Per Paolo Zavettieri, consigliere della città metropolitana di Reggio di Calabria, oggi il partito, l'area socialista e popolare, presenta non solo gli eletti ma anche le linee programmatiche. Sì, la correggo sul partito, non perché lei abbia sbagliato, perché diciamo, è un movimento che si è formato a ridosso della competizione elettorale e si caratterizza di più espressioni politiche, ma principalmente l'area socialista e quella popolare, che sono le principali correnti e movimenti politici e partiti anche politici, anche d'Europa addirittura. Per cui noi stentiamo a far raggiungere a questi due movimenti, queste due grandi idee, lo spazio politico di cui avrebbero bisogno. Correzione a parte, e appunto vengo diciamo alla... Prima di venire la correzione, noi ci siamo permessi di dire partito, se non altro per il grosso risultato raggiunto in questa competizione elettorale, che ha dimostrato di essere il primo partito, ecco no, perché abbiamo detto partito. Però in questi anni dei fuochi di paglia ne abbiamo visti parecchi, noi certamente non aspiriamo ad avere questa caratterizzazione. Noi ci siamo distinti, quindi la ringrazio per la domanda, per il grande diciamo, risultato che abbiamo avuto in provincia. Era questo l'obiettivo che ci eravamo prefissi nella formazione della lista, cioè svolgere quella grande funzione di cerniera fra diciamo, comune nel senso geografico proprio del termine, sociale e provincia. Questo è un compito che ci ha visti protagonisti e su questo obiettivo ci sentiamo di aver raggiunto l'obiettivo. Abbiamo 212 voti di singoli elettori fra sindaci e consiglieri comunali che sono stati appunto presi solo nella provincia e non nel comune capoluogo. Pertanto possiamo realmente svolgere questo ruolo che non è detto sia necessario nella misura in cui non Falcomatà ma tutto il mondo che ruota intorno diciamo, a questa partita della città metropolitana non spingerà diciamo, per la cosiddetta famigerata regiocentricità. Se questo però dovesse accadere, avere il polso della situazione nei comuni a livello periferico, nel senso reale del termine, parliamo di Monasterace, di Camini, di Molocchio, parliamo di comuni veramente distanti geograficamente dal centro e che però hanno la necessità di svolgere diciamo, quella tutt'uno se vogliamo raggiungere l'obiettivo di una reale città metropolitana. Quindi questo è il ruolo che ci assumiamo dal punto di vista morale, questo è il risultato che abbiamo ottenuto dal punto di vista elettorale. Questo è quello che voi, voglio dire, il vostro, quello che vi aspettate invece da parte del capo di questa area sì, metropolitana invece. Vi aspettate che infatti per evitare questa regiocentricità dia le deleghe anche in rapporto al territorio? Sì, ci aspettiamo e siamo convinti per come ha gestito la prima parte, che è la parte precedente alle elezioni, che problemi di questa natura non ve ne siano. Vedi il coinvolgimento prima che ci ha visti, come dire, alleati, lista alleata, e vedi il resto della gestione anche per la formazione delle liste. In tal senso diciamo, ci sentiamo abbastanza tranquilli, ciò non toglie che dobbiamo essere comunque pronti comunque a eventuali segnalazioni di distorsioni non provocate dal singolo ma provocate poi da una tendenza che è quella di accentrare tutto nel nucleo, e quindi questo è il ruolo che le periferie devono avere, e se ce lo hanno attraverso gli eletti la cosa non guasta. Siamo alla vigilia del primo consiglio della città metropolitana e c'è un'anomalia che è dettata comunque dalla legge del Rio, c'è un'anomalia che vede un presidente uscente, quindi il presidente Raffa, che non vuole mollare fino al 31 dicembre, e dall'altra parte invece un sì, presidente entrante che dice: ci sono state le elezioni, mettete da parte. Guardi, su questo diciamo, non me la sento di dare addosso al presidente Raffa, che ha risposto bene, anche se pure lui non è obbligato a rimanere, sia chiaro. Lui non è obbligato a rimanere perché sennò sembro quello che vuole dare una botta al cerchio e uno alla botte, o in dialetto o tempano. E detto questo diciamo, Raffa se vuole si può anche dimettere, però ha risposto bene, la legge del Rio è stata costruita così e infatti noi l'abbiamo criticata dall'inizio, sia per
il fatto, diciamo, di antidemocraticità che pone con l'elezione di secondo livello, ma l'abbiamo criticata anche per questo aspetto, che lascia una coabitazione che è difficile riesca ad andare a regime con una totale condivisione degli obiettivi. Ma noi questo è un altro obiettivo che ci poniamo e che diremo di qui a poco. Uno dei nostri obiettivi principali della conferenza di oggi è lanciare proprio questa sfida, una coabitazione costruttiva qualora non si voglia pensare a dimissioni anticipate, anche perché le dimissioni anticipate potrebbero produrre un commissariamento terzo, per cui si arriva con un'altra persona che non conosce la macchina per nulla e che fa arrivare il tutto sempre il 3 febbraio. Quindi, verificato questo aspetto a livello, diciamo, governativo, e questo Falcomatao ovviamente lo può fare meglio di noi per i rapporti che ha, verificato questo aspetto si può capire se insistere sul tentativo di convincere, diciamo, qualcuno a lasciare prima, oppure si deve insistere sulla coabitazione produttiva. In termini di operatività, cosa sposta le dimissioni o non dimissioni di Raffa in questo momento? Cioè, comunque si può procedere a statuto, regolamenti, oppure no? Allora, no, sposta l'operatività sul regime amministrativo, quindi ciò che noi amministriamo giornalmente, come abbiamo fatto con la provincia. Per il resto lo statuto è proprio l'elemento su cui noi oggi ci spingiamo nella conferenza, quindi sono un paio gli elementi su cui oggi vogliamo fare il focus e che deve essere l'elemento principale, a prescindere dalle dimissioni o meno, o dall'insediamento completo o meno di Falcomatà, è la prima azione da qui a febbraio che andremo a svolgere, perché questa è la carta costituzionale che dovrà impiegare il nostro tempo, diciamo, non il nostro in senso di eletti, il nostro come cittadini, per quanto concerne i prossimi 20, 30 o se possibile 50 anni. Per cui così hanno fatto le altre città metropolitane d'Europa, una programmazione a lunghissima scadenza, e se così deve essere anche da noi, lo statuto deve prevedere questo tipo di azione. Grazie. Grazie. Ruzzolo. Soddisfatto intanto di questo risultato, di questo movimento politico, perché giustamente per Paolo mi diceva no, partito, movimento politico. Assolutamente, soddisfatto del risultato, perché il fatto di aver avuto consensi così elevati si vede che effettivamente premia il lavoro che è stato fatto sul territorio negli anni. Io sono stato consigliere provinciale, assessore provinciale, Pierpaolo è stato consigliere provinciale, quindi il risultato sicuramente è il frutto di un lavoro svolto in maniera ottimale su tutto il territorio provinciale. Il movimento che ha condiviso questo accordo di programma per quanto riguarda le elezioni della città metropolitana nell'interesse di primario, che è quello di tutelare i territori. Una situazione un po' anomala per quanto riguarda queste elezioni, perché elezioni per la prima volta si sono elezioni di secondo livello, quindi ci sono state una serie di criticità, una serie di problematiche che però penso che con l'impegno e il buon senso possono essere superate se all'orizzonte si guarda sempre all'interesse del territorio provinciale. Possiamo dire che le elezioni, questo tipo di elezioni indirette, le ha vinte comunque questo movimento. Lei se l'aspettava un risultato così forte? Io me l'aspettavo, anzi non le nascondo che pensavamo di poter, e penso che se avevamo un po' di tempo sicuramente potevamo raggiungere anche il terzo seggio, perché come dicevo prima abbiamo lavorato bene sui territori e quindi poi la gente ti premia, in questo caso gli elettori, gli amministratori ti premiano se effettivamente sei presente, sei attento alle problematiche del territorio. È chiaro che è stato un bel risultato, considerando che ha accomunato due aree territoriali importanti, la Ionica e la Tirrenica, e quindi l'obiettivo principale, quello di riuscire a coprire il territorio provinciale, è uno degli obiettivi che abbiamo sicuramente raggiunto. Grazie. Allora, intanto complimenti per i risultati elettorali raggiunto, due consiglieri nella città metropolitana bilanciati tra la Ionica e il Tirrenico, che potrebbero anche rappresentare una novità, soprattutto per quanto riguarda una città metropolitana non reggiocentrica. Assolutamente, la nostra
La lista si è connotata soprattutto per questo radicamento sul territorio e il fatto stesso che noi abbiamo ottenuto questo risultato senza attingere a nessuno dei voti del Comune di Reggio Calabria, che sappiamo il peso ponderato che aveva, lunga su quello che è stato il nostro elemento sul territorio, perché abbiamo avuto dei consensi, quindi siamo circa 60 preferenze, quindi persone, quindi consiglieri, quindi amministratori che hanno riposto la fiducia nella mia persona e circa 90 in quella di Pierpaolo Zavettieri, quindi siamo a circa 150 elettori che sono recati ad manifestare il nostro, la loro fiducia nel nostro programma e quello che noi abbiamo inteso durante la campagna elettorale proporre ai nostri amici, perché si tratta di colleghi e amministratori che hanno riposto la loro fiducia. Quindi sicuramente il fatto che c'è un rappresentante dell'area terrena, un rappresentante dell'area grecanica, io dimostra come la nostra lista sia radicata sul territorio e sicuramente porterà all'interno della città metropolitana le istanze di questi territori, istanze che sicuramente saranno di notevole spessore e importanza, soprattutto col rischio che c'era e forse ci sarà anche del regiocentrismo della città metropolitana. Dovremo scongiurare questa tendenza a fare sì che la città metropolitana si possa identificare nel comune di Reggio Calabria e nella città di Reggio Calabria stessa, perché è vero sì che la città di Reggio Calabria ha necessità di investimenti e di risorse per far decollare questo territorio, ma ritengo che anche la provincia ha necessità soprattutto di infrastrutture per fare sì che, la periferia, che ormai potrebbe diventare quella della provincia di Reggio Calabria, non possa cadere nell'oblio assoluto e quindi poter determinare questa nascitura di città metropolitana un danno per i territori stessi. Potremmo anche dire che se la democrazia ha un senso e quindi anche il voto, in questo caso non popolare ma di chi rappresenta il popolo, che poi è la stessa cosa, ha un senso, dovreste voi rappresentare la periferia, perché siete stati proprio più votati in periferia. Insomma, voi con il voto ponderato che c'era, insomma, un voto di Reggio contava quanto 4 comuni, quindi voi siete riusciti in realtà ad essere i vincitori di questa elezione, li avete vinti in periferia, rappresentate la periferia, siete due, uno sulla Ionica e uno sulla Tirrenica. Se tutto procede secondo, ecco, le regole democratiche, che voi dovreste rappresentare le due periferie. Ma assolutamente, il voto dice proprio questo, il voto ha determinato nella nostra vita, ha riconosciuto la rappresentanza della periferia, perché le altre liste sì, la lista del PD ha avuto 9 consiglieri, però sappiamo benissimo come sono state determinate, perché avere 25 consiglieri comunali che votano per quella lista vuol dire 25.000 voti e quindi già partono con un vantaggio notevolissimo, come se in una gara uno partisse avanti di, magari di 100 metri parte avanti di 50 metri, quindi è normale che possa e obiettivamente è più facilitato nella vittoria e nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Sicuramente questo risultato che abbiamo ottenuto come lista e che ribadisco, come lei diceva, ha dimostrato come la periferia ci ha votato, i piccoli comuni soprattutto, i comuni da 0 a 3.000 abitanti hanno riposto maggiore fiducia a noi, questo è sintomatico di quello che il territorio si aspetta di noi e quindi la responsabilità anche che noi abbiamo nei riguardi del territorio, quindi della periferia e della provincia di Reggio Calabria. Buongiorno a tutti, la conferenza stampa di oggi ha inizio, è una conferenza stampa che abbiamo pubblicizzato come di presentazione degli eletti, ma questa è una cosa superflua, tanto più che la legge del Rio prevede che gli eletti siano degli amministratori già presentati in pubblico precedentemente, per cui ribadiamo solo per qualcuno che fosse stato assente in tutto il periodo estivo, noi purtroppo diciamo non siamo potute mancare a questo appuntamento. Gli eletti sono Giuseppe Zampogna, sindaco di Scido, rappresentante di fatto di questa lista dell'area tirrenica, e Pierpaolo Zavettieri, il sottoscritto, sindaco di Rovudi, che diciamo si muove un po' di più sulla Ionica, ecco, giusto per rappresentare quale sono le nostre carte allo stato attuale. Al tavolo vedete seduti vicino a me, oltre che i due eletti, il consigliere regionale Giovanni Arruzzo, come una sorta diciamo di padre spirituale per l'area popolare che è rappresentata nel nostro simbolo, e Paola Alvaro, che oltre a essere socialista non di lunga data ma da sempre, diciamo
è un socialista, diciamo, che rappresenta insieme a me, così come Giuseppe Zampogna insieme a Giovanni Arruzzo, l'area popolare, rappresenta l'area socialista. In più lui è stato anche candidato della lista, quindi diamo una testimonianza anche, diciamo, di una lista che il risultato, ripeto, diciamo, perché l'abbiamo detto precedentemente, è stato raggiunto, e sempre così nelle elezioni, da tutti i candidati, sia quelli che ce la fanno numericamente, sia quelli che appunto portano un contributo ma fanno raggiungere il quorum. Noi abbiamo raggiunto un risultato importantissimo anche per quelli come Paolo Alvaro qui presenti, che si sono candidati e che appunto non ce l'hanno fatta. Parto, diciamo, da un punto, il punto che ci siamo immaginati dall'inizio di questa avventura. Noi abbiamo inizialmente fatto un percorso di circa 2 anni, un percorso che parte dalla legge Delrio, perché le leggi vanno interpretate e seguite, qualora non si riesce con la contestazione a modificarle, vanno interpretate e seguite per raggiungere i risultati massimi, la performance migliore che la legge stessa ti consente di avere. Io ritengo che noi questo lavoro come lista Area Socialista e Popolare l'abbiamo fatto, cioè abbiamo interpretato al massimo una legge che era scarsa di rappresentatività, molto debole, l'abbiamo anche contestata, non è una posizione politica netta contro il governo assolutamente, è proprio una contestazione che noi da tutte le parti, anche gente del PD, renziani, odierni, l'hanno contestata, perché dà il voto di secondo livello, diciamo, un voto che caratterizza una sorta di antidemocraticità. In aggiunta a questa antidemocraticità, questa legge ci ha portato i risultati dei giorni nostri. I risultati dei giorni nostri sono una querela che si è attivata tra il sindaco eletto Giuseppe Falcomatà e anche gli inquilini, l'inquilino principale del Palazzo Alvaro della provincia. Una querela che io oggi, insieme, diciamo, ai miei amici, ma poi loro diranno meglio, vorrei, come dire, chiarire, non perché debba essere io a chiarire i problemi che pongono gli altri, ma per spingere a trovare una soluzione in tal senso. Non c'è un presidente della provincia che oggi, in modo certo, se si dimette, può accelerare l'insediamento concreto da un punto di vista amministrativo. A oggi, tecnicamente, se si dimettesse Raffa, potrebbe, la legge dice così, essere nominato un commissario terzo, per cui né Raffa né Falcomatà gestirebbero fino al 3 febbraio, per capirci, del 2017. A questo punto, diciamo, verrebbe da dire cui protest, diciamo, a chi giova una cosa del genere. Se chiaramente va anche detto, per chiarezza, per non, diciamo, sembrare amico di nessuno, ma per fare un'analisi scevra da ogni condizionamento, se chiaramente si trova un'intesa, che in politica va sempre cercata, con il governo romano, per cui insieme i due principali attori chiariscono questo aspetto e il governo romano garantisce una nomina commissariale allo stesso Falcomatà, nessuno impedisce a Raffa di dimettersi prima. Quindi questo è il mio passaggio chiaro, inequivocabile, in modo tale che sia interpretato come giusto, diciamo, in modo libero da condizionamenti sia amicali sia politici, di frequentazioni o di militanza. Altro punto, se questo fosse un problema irrisolvibile, perché non si trova l'intesa col governo, perché, diciamo, non si riesce a risolverla nei modi e nei termini che abbiamo anticipato, io la proposta che faccio, di questo ne abbiamo parlato nei giorni scorsi con diciamo, gli amici seduti al tavolo, la proposta che faccio è, rispetto alla coabitazione lanciata sulla stampa da Raffa e da altri, diciamo, persone che hanno, come dire, contribuito a questa diciamo, attività politica degli ultimi mesi, degli ultimi 20 giorni soprattutto, è una coabitazione produttiva e reale senza tattica politica. Cioè tutti noi dobbiamo esercitare, soprattutto gli eletti, un ruolo fondamentale
nel costringere Raffa da un lato e Falcomatà dall'altro a sedersi insieme per far condividere la parte di ordinaria amministrazione che volendo si può sempre stravolgere da chi si insedia dopo, perché appunto nel momento in cui uno si insedia ha la disponibilità anche di fare amministrazione non solo ordinaria, no? Per cui condividere gli obiettivi che sono territoriali e che sono obiettivi a garanzia dei territori, per cui noi ci siamo dati questo grandissimo obiettivo nel fare questa avventura politica. E dall'altra parte, diciamo, una sorta di mano tesa a non scontrarsi. Questo è diciamo, l'unica strada qualora non si risolvesse il problema a monte da un punto di vista appunto governativo. Quindi questo come primo, come prima, diciamo, battuta che lanciamo, ma poi che sarà suscettibile di integrazione o di valutazioni anche singole, ma ritengo che non ci saranno grandi differenze essendoci confrontati prima, perché siamo un movimento che ha un'idea chiara. Faccio un inciso, ringrazio la stampa che è venuta, diciamo, nella pienezza, nella totalità, perché purtroppo anche la stampa subisce, diciamo, una crisi oggi, così come i valori, la società e la politica. Anche la stampa ha visto un decremento delle testate giornalistiche, magari un aumento di quelle online che vanno benissimo, però diciamo, in generale, diciamo, c'è, per la carenza di fondi eccetera, c'è una diminuzione delle voci in campo. Quindi la ringrazio che è venuta nel modo più rappresentativo possibile, riconoscendoci di fatto una esistenza in vita che per noi è fondamentale e che abbiamo però dimostrato ampiamente. Quindi questo punto rispetto all'azione politica che vogliamo andare a fare. Altro punto è che usciamo con questo simbolo, che è il simbolo venuto fuori da un'esigenza che è prima dei territori, delle aree, ma anche politica, con una condivisione che non può non nascere da intese che sono anche legate a conoscenza diretta e appunto nei particolari, nei dettagli della personalità di chi si allea. Ovviamente è partito un progetto, lo ribadiamo, tra me e Gianni Arruzzolo, ma che si è allargato con, diciamo, le compartecipazioni politiche che ognuno di noi aveva. Quindi Giovanni ha coinvolto la sua parte politica, l'area popolare in buona sostanza, e io ho coinvolto i miei amici di sempre, da Giampaolo Catanzalita, Angela Romeo, Felice Melchiorno, insomma, Maurizio Sappioti, non cito altri che possono essere anche parenti e amici, la mia amministrazione comunale, il sindaco di Bova Marina, insomma, che hanno, come dire, direttamente dato una partecipazione attiva. E quindi, ringraziando tutti questi, passo al secondo punto, che è quello appunto di una idea che si pone oggi come tentativo di creare non un soggetto nuovo, ma un soggetto che ha radici lontanissime, profondissime, e che in Europa, non dico in Italia, sono le prime realtà. L'area popolare e l'area socialista sono i primi partiti d'Europa, e solo in Italia ci si vergogna quasi a dire sei socialista. Ormai non è più così, per fortuna, però per anni abbiamo vissuto anche questo tipo di problematiche. Guardiamo, come dire, con attenzione lo scenario politico. Abbiamo anche, come dire, una non alleanza, ma una collaborazione molto stretta con chi oggi gestisce i processi all'interno del PD. Diciamo, per un fatto personale, guardo più alla parte renziana per il dialogo che c'è, ma ciò non toglie che guardiamo a un universo che oggi sta amministrando nazionalmente, regionalmente e anche soprattutto, per quello che ci riguarda oggi, alla città metropolitana. E detto questo, l'idea che noi lanciamo rispetto anche al territorio è quella di partire subito con la discussione sullo statuto. Per noi l'elemento essenziale è questo, evidentemente lo è anche per Del Rio. Cioè, fa una legge che dà, nella peggiore delle ipotesi, 60 giorni in più dagli eletti al completamento, diciamo, dei termini in cui si insedia poi il sindaco per, diciamo, realizzare questo statuto. Uno statuto che ha il compito morale di proporre in bozza il sindaco eletto, neoeletto.
ha il compito morale perché lui dovrebbe fare sintesi di tutti noi, ma noi abbiamo il compito morale e anche scaturitoci dalle elezioni di incalzarlo per una visione territoriale, lo abbiamo già detto ognuno di noi probabilmente nelle battute con la TV fuori, ma dobbiamo in questi 60, 70, 80, 4 mesi di tempo che ci rimangono proporre, come dire, una marcia a sprombattuto per realizzare incontri e condivisioni con gli amministratori. Amministratori che poi, non voglio farlo dimenticare a nessuno, dovranno condividere in pieno la bozza perché ci sarà una cosiddetta doppia maggioranza che dovrà approvarlo di 97 comuni, di cui solo 92 credo avranno questa opportunità perché 5 sono commissariati, e per cui ci sarà o i 2/3 dei sindaci a doverla votare o 1/3 dei sindaci con all'interno i 2/3 della popolazione. Per cui è chiaramente uno statuto che deve essere ampiamente condiviso. Ricalco un po', e non per scimmiottare, le parole di Falcomatà, che avrà questo compito, in cui fa un esempio che è quello londinese, quello diciamo della Gran Bretagna, in cui si diciamo, lancia un appello forte dicendo che lo statuto deve avere la progettazione, non solo lo statuto, la pianificazione strategica, una visione cinquantennale, poiché a Londra diciamo, hanno previsto una pianificazione fino al 2050, chiaramente siamo già al 2016, quindi è 35 anni, ma io sarei felice di approvare un documento per la mia singola parte che guardi a 2 decenni, diciamo, che comunque guardi a una prospettiva di sviluppo almeno di 20 anni. Chiaramente se riusciamo a produrre una sorta di mini carta costituzionale che diciamo, servirà per i prossimi 50 anni, io credo che faremo un lavoro migliore, ma non si può fare in un giorno. Quindi concludo con il terzo punto, che è quello che lascio, ma direi molto di più, ma non sono io il mattatore di questa giornata, anche se organizzativamente, essendo qui sì che ci vuole l'altezza, quello più alto, diciamo, mi occupo anche dell'affissione dei manifesti, ma solo per questo. Vorrei precisare, perché in questi giorni la stampa, magari essendo io uscente alla provincia, ha evidenziato forse un po' di più la mia posizione, ci tengo a dire che siamo un movimento unito e che siamo al 50%, se non noi la quota di minoranza, perché loro hanno un consigliere regionale in carica, con cui vorrei poter dire anche il mio consigliere regionale, nel senso che so di poter contare principalmente su un amico per le proposte serie di cui il territorio ha bisogno, per cui l'ho fatto fino ad oggi quando non c'era questa partita politica, lo farò domani, quindi diciamo fra noi divisioni non ci sono. Per cui siamo 2 eletti, 2 riferimenti, anche il messaggio che abbiamo mandato d'invito è i consiglieri Zavettieri e Zampogna e non Zavettieri, non l'ho fatto a nome mio. Il terzo punto sintetico è uno spot su noi stessi, che abbiamo conquistato il 23% pieno degli aventi diritto al voto. Questo è un dato importantissimo se lo proiettiamo su tutto il resto delle altre competizioni nazionali, regionali, comunali, eccetera. 23%, quindi 212 su 900, poco più di 900, hanno votato noi. Tra questi ci sono moltissimi sindaci, circa una ventina, ma forse anche di più, e molti consiglieri comunali di tutta la provincia e solo della provincia, ma non per avere una, come dire, un ostracismo al contrario rispetto ai consiglieri comunali di Reggio, solo perché la legge ha favorito con il voto ponderato in modo stratosferico, diciamo, la città, e per cui noi abbiamo cercato di riequilibrare. E quindi vorrei che uscisse fuori forte questo messaggio, che noi oggi rappresentiamo, oltre che quella cerniera di cui Falcomatà spero abbia necessità di coinvolgere, ma non ho motivo di pensare, ribadisco questa cosa, ma rappresentiamo i 2/5 degli eletti in provincia, solo in provincia. Ricordo anche alla stampa che gli eletti solo con i voti della provincia siamo noi 2 della lista Area Socialista e Popolare, poi abbiamo Salvatore Fuda per Uniti per la Locride, abbiamo Fabio Scionti che ha preso i soli voti della provincia per la lista, diciamo cosiddetta PD, il listone di Falcomatà,
e abbiamo anche Mimmo Giannetta nella lista del centrodestra che non ha preso voti di Reggio. Tutti gli altri si sono abbandonati. Sì, ma hanno preso voti di Reggio. Sì. No, così può... anche la Belcastro è stata eletta alla provincia. No, se no ce ne sarebbero anche altri, no. Io voglio mettere questo accento per non escludere nessuno, ma per dare un dato che è nostro. Il dato nostro, Vincenzo, è questo, che 5 consiglieri, di cui noi siamo i 2 quinti, quindi una maggioranza relativa, siamo quelli, ecco perché ci definiamo la cerniera tra città capoluogo e provincia, perché rappresentiamo veramente, ed elettoralmente, numericamente, abbiamo fatto anche più dei 2 quinti, diciamo, di questo spaccato che vi ho presentato. Quindi io, per dare spazio anche agli altri, la chiudo qui, poi se i giornalisti avranno qualche domanda specifica mi dichiaro ancora disponibile. Quindi passerei la parola, diciamo, all'altro eletto che è Giuseppe Zampogna, poi un saluto a Paolo Alvaro e farei concludere. Che interessano il nostro raggruppamento politico, ma soprattutto la città metropolitana. Ovviamente in primis voglio ringraziare i componenti della lista perché, come tu hai già detto, se abbiamo ottenuto questo risultato il merito è non soltanto nostro ma soprattutto di coloro i quali ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo, che sono tutti i candidati della lista. Un ringraziamento anche a coloro i quali hanno riposto in noi fiducia, che sono stati gli elettori della provincia di Reggio Calabria, che con il loro voto ponderato hanno espresso il loro consenso nella nostra lista e soprattutto numericamente molto cospicuo, come tu hai già detto. Quindi rappresentare circa 212 voti, quindi 212 elettori sono venuti a riporre il loro voto nella nostra lista, è sicuramente un successo che è andato probabilmente oltre anche quelle erano le nostre previsioni. Questo a dimostrare come noi durante la campagna elettorale sul territorio abbiamo fatto una campagna elettorale in cui abbiamo presentato quello che erano le nostre idee e soprattutto abbiamo voluto definitivamente, diciamo in modo determinante, dire come la provincia ha un ruolo importante in questa città metropolitana, un ruolo importante non è riservato soltanto alla città di Reggio Calabria. Quindi questo regiocentrismo abbiamo voluto in certo qual modo cercare di metterlo da parte se fosse possibile, anche perché gli eletti stessi della provincia sono abbastanza numerosi, sono circa 6 se non erro, quindi è rappresentata molto la provincia. Risultato elettorale, dicevamo, importante, risultato elettorale che, come dicevi tu, tra le altre cose ha avuto una grossa rappresentanza nei comuni da 0 a 3.000 abitanti e questo è anch'esso significativo perché vuol dire che le piccole comunità hanno riposto e visto noi quelli i quali possiamo rappresentare le istanze del territorio, le istanze della periferia. E quindi è una responsabilità notevole, Pierpaolo, che noi abbiamo e quindi un impegno sicuramente non di poco conto che ci vedrà impegnati nei prossimi anni per rispondere a quelle che sono le istanze che il territorio ci porrà. Altro aspetto importante, tu l'hai già detto, come in questa lista sono confluite 2 anime, una che si rifà all'anima socialista e l'altra area popolare. Io dico della Democrazia Cristiana perché non possiamo non dimenticare come le origini di ognuno di noi partono da lungo e una storia importante, quella dei socialisti e democratici cristiani, che sicuramente non va dimenticata e va, ritengo, rivalutata. Il riferimento di quest'area è nuovamente il capogruppo al Consiglio regionale del Nuovo Centrodestra che risponde a nome di Gianna Ruzzo, che si è insieme a te, Pierpaolo, hanno avuto un ruolo importante per la composizione della lista e per il risultato stesso che abbiamo conseguito. Quindi è stato un risultato di squadra e quindi ciò sta a dimostrare che quando si lavora di squadra e insieme i risultati si ottengono. Ed è quello che noi ci proponiamo sicuramente di fare da qui ai prossimi anni. È un progetto che è nato quasi tra amici, ma che alla lunga mi sembra che è un progetto che può avere anche un futuro anche nelle prossime probabilmente competizioni elettorali, quello è il nostro auspicio. Ovviamente noi siamo disponibili al dialogo come ovviamente anche tu stesso e quindi vogliamo che la nostra squadra abbia riferimento in Gianni Arruzzo per quanto riguarda la regione, in noi per quanto riguarda la città metropolitana e poi ovviamente anche la collaborazione che abbiamo da subito dimostrato e manifestato nei riguardi del sindaco Falcomatà e quindi per la nascitura città metropolitana, perché siamo convinti che è necessario in questo momento non frapporsi o contrapporsi
ad un processo che è ormai iniziato e che vedrà probabilmente la sua conclusione quando sarà approvato lo statuto, che ricordo, come tu dicevi, la legge Del Rio, nel momento in cui è cessata la città, la provincia di Reggio Calabria, da 240 giorni di tempo per la redazione, quindi l'approvazione dello statuto. Lo statuto è un organo, è uno strumento importantissimo, se non altro perché regola anche i rapporti tra la città metropolitana e i comuni per quanto riguarda la gestione delle funzioni proprie della città metropolitana e anche delle funzioni stesse dei comuni. Quindi è uno strumento importantissimo che andrà condiviso con i territori e quindi con tutte le aree della provincia di Reggio Calabria. Pertanto ci saranno i tecnici che probabilmente in questi giorni stanno lavorando a questo strumento, ma è uno strumento che dovrà essere condiviso soprattutto dal territorio e quindi dai politici che sul territorio operano quotidianamente. Tu parlavi anche contendere tra Falcomatà e Raffa. La legge Del Rio permette a Raffa di rimanere sino a febbraio, quindi questo probabilmente determina anche un rallentamento per quello che sarà il processo stesso di avvio della città metropolitana e, come tu dicevi, speriamo che si possa raggiungere un accordo tra persone che hanno a cuore soprattutto l'interesse e il bene della propria comunità affinché questo step possa essere superato con un accordo tra persone che, ripeto, hanno questo interesse. Per cui io vorrei chiudere auspicando appunto che la città metropolitana sia questa opportunità, quindi veramente determina questa opportunità per il lancio non soltanto della città di Reggio Calabria, ma per il lancio dei nostri territori. Territori che in questo momento, con questa diatriba tra provincia e città metropolitana, dicevo poc'anzi anche gli eventi atmosferici che hanno determinato anche dei danni, anche dal punto di vista idrogeologico del nostro territorio, molti amministratori non sanno a chi rivolgere, chi è il riferimento, se la città metropolitana o la provincia. Per cui è importante che questo equivoco venga finalmente dissipato e perché si abbia un riferimento importante che possa essere quello della sindaco della città metropolitana, quello della città metropolitana e ovviamente anche il presidente Raffa, per quello che saranno i suoi compiti, diventerà e rimarrà per noi un riferimento e a lui vanno sicuramente i nostri ringraziamenti per l'opera che ha svolto negli ultimi 5 anni con la provincia di Reggio Calabria e tutti gli amministratori che si sono succeduti e che hanno lavorato incessantemente per la nostra provincia. Grazie. Grazie a Giuseppe, faccio da moderatore. Mentre passo la parola a Paolo Alvaro, colgo l'occasione per ringraziare Mimmo Idone, che è stato candidato con noi sindaco di Campo Calabro e che ha dato un contributo nella lunga premessa, in precedenza avevo già citato, ma ci ha raggiunti. Così come ringrazio Rocco Campolo, capogruppo di opposizione a Motta San Giovanni, e anche Barbara Familiari e Nadia Morabito che guidano l'opposizione di Montebello. Stiamo citando più opposizioni, ma tra le opposizioni abbiamo anche Carmelo Minniti che guida un'opposizione importante che è l'opposizione di Melito Portosalvo, comune centrale dell'area grecanica, che non è centrale oggi nel nostro dibattito, ma che è il mio territorio. Saluto anche Pasquale Babaianni, che è capogruppo di maggioranza, in questo caso a Rosarno, Comune Grosso. Se ho dimenticato qualcuno, mi scuserete, giornalisticamente non è importante, era importante per me che mi avete onorato della vostra presenza. Passo la parola a Paolo Alvaro. Grazie, buongiorno. Io sono Paolo Alvaro, mi presento, molti di voi non mi conoscono, sono il sindaco di Laureano, ma sindaco a scadenza, prossimo anno termino la mia gestione. E cosa volevo dire? Io non pensavo nemmeno di sedermi qui, ma il fascino del mio partito, tu hai detto delle cose molto interessanti, Pierpaolo, il fatto che noi soffriamo un'anomalia geografica storica, io credo che sia l'unico paese in Europa a non avere una degna rappresentanza del Partito Socialista. Noi dobbiamo rimuovere questo. Nel momento in cui avete fatto questa lista, io sono subito entrato senza guardare niente, perché ritenevo mio dovere, nel vedere il garofano, nel vedere il Partito Socialista, mancava una sola cosa, secondo me, un piccolo slogan che era quello dei tempi andati, il futuro a un cuore antico, anche perché c'era il garofano che rappresentava il futuro e il cuore antico che era anche il cuore dell'area popolare.
Cosa voglio dire? Io vi faccio gli auguri, il compito è complicato quello che dovete fare, anche perché dovete fare, anche perché lo statuto, principalmente lo statuto, è una cosa estremamente seria. Io sono un ottimista per natura. La legge del Re ho visto i lati positivi, se non fosse stato l'ottimismo del cuore, si diceva, certo, della volontà, si diceva una volta nell'area socialista. Se non ci fosse questo ottimismo, noi non avremmo dobbiamo vedere, dico anche con una forma di fantasia, di chiaroveggenza, di vedere quello che dovrà accadere. Si parlava di 20 anni, di 50 anni, io dico sempre che i 20 anni di oggi equivalgono ai secoli passati e quindi dobbiamo necessariamente adeguarci e vedere la facoltà, credo per eccellenza del politico, è la facoltà prometeica, il fatto di prevedere il futuro. Si parlava di tecnica, lasciamola da parte la tecnica. Facciamo uno statuto, fate uno statuto politicamente, uno statuto immaginifico vorrei dire, qualcosa che possa prevedere, perché la legge del Rio intanto ci dà la rappresentatività di tutti i comuni e non è una cosa da poco. L'abbiamo dimostrata nel momento anche in cui siamo venuti a votare da lontano, la provincia di Reggio è complicata per arrivare, perché Reggio, per fare una battuta, ho detto anche che sarà una città metropolitana eccentrica nel doppio senso, sia di che fuori dal centro, ma questo potrebbe essere anche un favore se noi, una possibilità, un punto di forza se noi ci valutiamo. Il discorso è complicato, è complesso, ma se si dà uno statuto, non dimenticate che nello statuto, credo io, bisognerà mettere le nuove realtà, la capacità dell'anticorruzione, la capacità di controllare tranquillamente tutti, mettete in rete tutto, mettete in rete i cittadini, perché una volta io dissi, insomma, poi in fondo, se parliamo di questa città metropolitana che è una rivoluzione, ricordate che a ogni epoca storica succede un'urbanistica, si passa, ogni epoca storica sarà e viene sempre caratterizzata dagli insediamenti urbani, è una cosa, ritengo io, molto importante. Fare uno statuto, l'altra volta dicevo così, per scherzo, uno statuto anche chiaro da leggere. Quando è stata fatta la Costituzione italiana, mi pare che hanno fatto una commissione linguistica. Io ho insegnato per tanti anni e facevo leggere la Costituzione non soltanto per imparare i principi della Costituzione, ma anche imparare com'era ben scritta, com'era ben fatta. Io ho letto qualche cosa su qualche nuovo articolo che vorranno sostituire quando ci sarà il referendum, che è l'involuzione linguistica. Non entriamo, io ho insegnato per una vita, quindi un po' il cuore mi batte quando vedo queste cose. Fate uno statuto, lavorate su uno statuto che sia uno statuto del futuro. Le caratteristiche, quelle qualità ci sono. Due ottimi rappresentanti, sono stato contentissimo quando ho visto la vostra elezione, anche perché geograficamente è sistemata, perché bisognava fare la politica. Noi ci lamentiamo dalla sera alla mattina che la tecnica e l'economia hanno preso il posto della politica. Io mi sono voluto candidare in una lista che si identificava politicamente, perché non dobbiamo abbandonare l'arte più nobile che sia mai esistita, quello che... Perché poi politica si guarda, polis significa città, e quindi bisognava in qualche modo entrare in questa cosa. Io concludo subito facendo tanti auguri, perché sennò poi la foga mi porta a parlare anche troppo. Va bene, tanti auguri e grazie di avermi ascoltato. Grazie. L'ultimo intervento sarà del consigliere regionale Giovanni Arruzzolo. Nel frattempo, non per correggere Paolo, ma per dire che anche lui si dovrà fare da fare, l'avevo fatto interrompendolo mentre parlava, che lui è sindaco anche se in scadenza, ma farà in tempo prima del 3 febbraio, perché scadrà dopo, a collaborare, perché lo statuto va a pro, ricordo, non alla stampa, ma insomma a tutti i presenti, quindi anche alla stampa che poi si allarga all'esterno. Lo statuto va prima approvato dai 92 sindaci, perché 5 sono commissariati, e poi adottato, quindi lui è uno dei 92 fino al 3 febbraio, quindi lo ringrazio. Sì, grazie, buongiorno a tutti, un saluto alla stampa e agli intervenuti.
Io voglio ringraziare tutti i candidati della lista perché, come diceva Pierpaolo e Peppe Zampogna, hanno con convinzione dato il proprio contributo per raggiungere un obiettivo che alcuni sicuramente non pensavano che poteva essere portato a compimento. Io e Pierpaolo, confrontandoci spesso nelle serate estive, perché c'è stata tutta una serie di criticità anche per la data che è stata fissata il 7 agosto, perché qualcuno diceva ma l'hanno fatto apposta perché i reggini sicuramente non hanno problemi a votare, mentre quelli della provincia debbono il 7 agosto, chi va a mare, chi va in ferie. Io penso che poi le beghe, le problematiche che si vogliono mettere in campo per distruggere qualcosa non hanno il sopravvento sul buon senso e sulla opportunità che viene data al territorio. E il fatto che ha partecipato il 90, oltre il 90% degli aventi diritto al voto, dimostra come il buon senso prevale sulle cose che vogliono invece creare sempre dissenso, creare degli scontri, perché io penso che la legge del Rio, che se ne dica, diceva bene Paolo Alvaro prima, noi dobbiamo guardare alla prospettiva ottimale della legge del Rio, dobbiamo guardare alle opportunità che la città metropolitana può offrire oggi al nostro territorio, perché presumo che ci sono delle buone opportunità. Ci sono una serie di finanziamenti che prima la provincia non poteva attingere. Oggi la città metropolitana può entrare in un circuito per intercettare dei finanziamenti e delle risorse che effettivamente possono, se ben utilizzate, far sì che il nostro territorio provinciale, che purtroppo è un territorio molto complesso, pieno di criticità, io lo conosco bene come lo conosce Pierpaolo, avendo fatto per 5 anni consiglieri provinciali, quindi un territorio molto vasto, 97 comuni, oggi la città metropolitana può essere un'opportunità. Quindi guardiamo in positivo, come diceva Paolo, e cerchiamo in tutti i modi di far sì che tutte quelle negatività e le premesse che tendono a distruggere dobbiamo cercare in tutti i modi di metterle da parte. Anche questa diatriba tra Raffa e Falcomatà, non penso che in 6 mesi si possano effettivamente fare delle cose che non sono state fatte prima o fare delle cose, accelerare dei percorsi che debbono essere fatti. Dobbiamo ognuno per la propria parte cercare di far coniugare, se convivenza ci deve essere, queste due anime affinché il territorio provinciale possa avere dei risultati positivi e non negativi. Diceva bene Pierpaolo, perché se non c'è Raffa deve essere un Falcomatà, a chi giova effettivamente poi far venire una terza figura, voglio dire, che non conosce magari la realtà, perché io dobbiamo dare atto anche al presidente Raffa di aver lavorato in questi 5 anni, abbiamo lavorato in comune con Pierpaolo, di aver fatto un buon lavoro per quanto riguarda l'attività amministrativa. Io non voglio assolutamente creare situazioni che qualcuno sulla stampa pensa di fomentare delle gelosie, non esiste minimamente. Io e Pierpaolo ci conosciamo da vecchia data. Prima di fare politica siamo amici, e quindi penso che nella vita come nella politica quella che paga alla lunga è la correttezza. Noi siamo stati sempre corretti nei rapporti amicali e politici, e quando c'è di mezzo la correttezza penso che i rapporti non rischiano di inclinarsi, perché alla lunga è quella che paga di più. Quindi se qualcuno ha cercato di speculare pensando di sollecitare alcune gelosie, non raggiungerà sicuramente degli obiettivi, perché noi abbiamo fatto questa lista nella convinzione di
Pierpaolo ha lavorato tantissimo perché effettivamente è un lavoratore instancabile, questo lo dico sempre senza raggerie, senza... Abbiamo fatto questa lista nella convinzione di cercare di rappresentare tutto il territorio provinciale. L'abbiamo fatto con la massima, con il massimo impegno, cercando di coinvolgere tutti gli amministratori che effettivamente hanno convintamente aderito a questo progetto. Progetto che ha dato dei risultati brillanti, perché poi alla fine ogni cosa viene messa al giudizio degli elettori, in questo caso degli amministratori, perché si tratta di un'elezione di secondo livello, però il fatto di aver raggiunto un risultato forte, e lo dico Pierpaolo, è il frutto, perché poi la politica mette in campo delle azioni, li porta avanti, li porta a compimento e poi si affida al giudizio dell'elettorato, in questo caso dell'elettorato di secondo livello, degli amministratori. Vuol dire che effettivamente noi abbiamo lavorato bene, tutti i componenti della lista hanno lavorato bene, perché se c'erano tutta una serie di criticità che tu sai benissimo, se questo progetto, questo progetto che è stato messo in campo dall'anima socialista che tu rappresenti da vecchia data e dall'area popolare, si vede che effettivamente è stato riconosciuto, perché sul territorio abbiamo lavorato bene, gli amministratori hanno lavorato bene e questo ci deve gratificare del lavoro svolto. Io sono convinto che ci saranno delle opportunità, abbiamo due validi rappresentanti in te e in Giuseppe Zampogna, che è sindaco di Scito, e quindi lavoriamo insieme per cercare di raggiungere degli obiettivi e dei risultati che il territorio necessita e che sicuramente possiamo portare a compimento. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Prima di lasciarci, se c'è qualche giornalista che vuole fare qualche domanda, possiamo rispondere tutti e quattro. Volevo anche segnalare alla telecamera che abbiamo il più giovane, nasce oggi un movimento realmente a 3 mesi di età, è un bambino, è il più giovane socialista d'Italia, ma può diventare anche socialista e popolare per l'occasione, diciamo, non ci sono problemi, ma è giusto fare una ripresa che è uno spettacolo a vederlo. Direttore, non è stata una cosa fatta apposta, ovviamente è una giovane mamma che è socialista e che ha partecipato indirettamente alle nostre elezioni, che si ritrova, diciamo, con questa bellissima creatura in braccio. Ha già ritirato la tessera? No, non ancora, le stiamo preparando. Ringrazio allora tutti, visto che la stampa si ritiene soddisfatta di quello che abbiamo detto, e chi vuole, questo fuori dalla telecamera, chi vuole seguirci per un caffè, diciamo. Non ci rifiuta mai. Sì, sì. A questo punto sì, diciamo che Vincenzo è andato via, rimane Mimmo Edone, che lo ringraziamo se vuole dire una battuta pure lui. No, però lui non ha sentito l'ingresso. Paolo è qui seduto non per rappresentare i candidati. No, perché rappresentava una delle due anime. Giovanni era accompagnato, ci fosse stato tu. Non ci formalizziamo. Perfetto. Utilizzerò questi pochissimi secondi per approfondire il cuore di questa sfida, perché la città metropolitana è un'opportunità, una grande opportunità, ma anche una grande sfida, perché questo nuovo ente giuridico che è nato, che sta nascendo, segna uno spartiacque, c'è un prima e ci sarà un dopo, c'è un prima e ci sarà un dopo. Quando ci sono passaggi così forti tra un prima e un dopo, cambierà la mentalità, la cultura, l'approccio, anche il modo di fare politica, arte nobile, cioè, nobile. Paolo VI diceva
che la politica è la massima espressione della carità. Quindi, per essere stretti, noi abbiamo questo progetto, questo percorso, che io non vorrei caratterizzarlo con un nome. Tutti abbiamo una storia bellissima, gloriosa, io democristiano, socialista, voglio dire, non è, ma dobbiamo caratterizzarla su un progetto, su un'idea. E qual è la sfida? Non è lo statuto, attenzione. No, la regola del governo. No, importantissimo, non è lo statuto. La sfida è questa: avere la capacità di utilizzare questo strumento bellissimo che è la città metropolitana e farlo suonare bene. Io dico sempre, no, se mi mettono un pianoforte tutti scappano perché non lo so suonare il pianoforte. Ci sono dei maestri valenti che lo suonano e tutti quanti ci innamoriamo per ascoltarlo. Ecco, immaginate la città con uno strumento pianoforte, dobbiamo imparare a saperlo suonare, la melodia, l'armonia lì. E dov'è la sfida? Lo dico a tutti noi. Io ho aderito convintamente sull'idea, ho la mia storia, la confermo, fatta di coerenze, paghi anche dei prezzi, lo so, ma siamo solidi noi, non c'è un problema zero. La sfida è sul piano strategico, cioè sul progetto da mettere in campo e da nella... Ci saranno giorni, settimane, mesi dove la città metropolitana, semplifico, deve aprire un confronto durissimo, ma costruttivo, ma duro, schiena dritta, altrimenti perderemo la sfida del pianoforte, con gli interlocutori istituzionali, con il livello regionale. La regione ancora, la regione Calabria, ci deve dire, io non lo so, cosa intende, come intende, cosa vuol fare, in che modo, per aiutarci a suonare bene il pianoforte. L'altro livello con il governo nazionale, l'altro livello con il governo europeo e quindi con il mondo, con le altre città metropolitane. Ecco perché dicevo all'inizio, c'è un prima e c'è un dopo, questo è il passaggio. Non i minchiatelli, i fissalibi, pippa, questa è la sfida. Capito? E quindi dobbiamo studiare di più, dobbiamo approfondire di più, perché non bastano tutti i valori fondamentali, sono la precondizione. Ci vuole la competenza e la lungimiranza di capire cosa c'è dopo la curva. Quindi io vedo Saverio, che mi affascina sempre quando ogni tanto abbiamo modo di scambiare qualche idea, e finisco. In giro, lo so, in giro non vedo, lo dico con molto affetto, non vedo una classe dirigente, non penso di dire una bestemmia, no? All'altezza della sfida, parlo di livelli, non credo, in generale, anche perché noi siamo una regione fragile, debole, piena di bisogni e quindi anche la classe dirigente, frutto di questa situazione, condizione sociale, economica, politica, abbiamo una classe dirigente debole. La voce della Calabria non esiste sul piano parlamentare nazionale, capito? Quindi i problemi sono tanti, nessuno, sto per finire, dico la scusa, ci risolverà i nostri problemi, non c'è verità, nessuno, quindi cerchiamo di lavorare intanto per portare le nostre idee, la nostra visione, bisogna avere visione, perché c'è bisogno di questo gruppo, di questa area, di questo progetto dentro il tessuto della nostra provincia. La sfida è forte e bisogna mettere in campo e mettersi in gioco senza pensare, bravo, i messarichi, i gelosie, cose, fanno ridere, e invece c'è molto da piangere. Quindi credo che questa riunione
deve essere l'inizio di tante riunioni di lavoro, perché noi dobbiamo portare all'interno dell'assemblea, dell'organismo, al sindaco metropolitano la nostra capacità, che è frutto di una dei valori. Quindi qui ci sono dei valori dietro in questo progetto, per cui bisogna lavorare tanto, studiare tantissimo e avere la schiena dritta. Chi non è libero, chi è prigioniero di setaggi, di situazioni, che si metta da parte. Abbiamo bisogno di uomini liberi. Come dicevo, lo studio, diventeremo forti. Grazie. Lui ha tanta forza, tanta energia, ma dipende molto.